Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata le ricerche di Stefan Verongalli nel Golfo di Trieste. Il 52enne disperso da ieri a largo di Duino, dopo l'affondamento del Gozzo con cui stava navigando assieme al padre Vittorio, l'80enne di cui è già stato ripescato il cadavere nel pomeriggio di ieri. Nel corso della notte le operazioni di ricerca coordinate dalla Direzione Marittima di Trieste sono state sospese a causa delle difficili condizioni meteo. L'elicottero della Guardia Costiera con visori notturni partito da Pescara a causa del maltempo non è infatti riuscito a raggiungere Trieste. La bora, che ieri aveva superato in raffica gli 80 km orari, anche oggi non ha lasciato tregua ai soccorritori, pur spirando in mattinata minore intensità, ma comunque superiore ai 20 nodi. Le motovedette della Capitaneria dei Vigili del Fuoco in mare, l'elicottero dei pompieri in cielo e gli uomini della Protezione Civile lungo tutto il tratto di costa che va da Monfalcone a Grado hanno battuto l'area oggetto delle ricerche per tutta la giornata, ma senza alcun esito. A complicare l'operazione la presenza di alcune secche di sabbia, tra cui quella di Punta Sdobba, che non possono essere raggiunte con i mezzi nautici e nei pressi delle quali potrebbe essersi arenato il corpo dell'uomo. Ieri ad allertare il cantiere nautico di Monfalcone, verso il quale stavano facendo rotta in partenza dal porto di Caorle, padre e figlio, erano stati proprio gli stessi naviganti residenti a Conegliano.